È il caso di trattare brevemente degli interventi che sono stati realizzati a seguito della grande invasione delle acque del 12 novembre, ricordo i quasi 125 centimetri nel Nartece, il portico di accesso, fino a 40 centimetri all'interno della basilica, che è ben più alta, e 70 centimetri circa all'interno della cripta, fortunatamente invasa perché la spinta idrostatica, altrimenti l'acqua alta sfondando le finestre della cripta che sono vicine al suolo, ha potuto compensare con una parte del peso la spinta che avrebbe altrimenti dissestato la pavimentazione. E immediatamente dopo sono cominciati dei lavori di somma urgenza, lo svuotamento naturalmente delle acque, dalla cripta, dalle restanti parti della chiesa, la pavimentazione ondulata, quindi ha dovuto essere eliminata, i lavaggi delle pavimentazioni e delle parti immerse, che sono state immerse anche delle cruste marmoree, sono seguite poi da interventi di estrazione dei sali. Quelle cose bianche che vedete attorno ai fusti delle colonne della cripta non sono altro che degli impacchi di carta senza colla e acqua distillata, acqua deionizzata, in maniera tale da disciogliere progressivamente i sali e farli evaporare e cristallizzare sulla carta, e molteplici impacchi, 10, 15, talvolta 20 volte, hanno consentito di ridurre, anche se non di eliminare completamente, questo problema. E sempre sulla cripta, purtroppo, alcune cristallizzazioni avvenute in uno o due giorni successivi hanno sollevato e aggredito il marmo, è quasi tutto marmo proconnesio, quindi sono state fatte microiniezioni, ma do un'idea abbastanza generale, molto veloce, dato il tempo a disposizione di quello che è stato fatto, e gli interventi di maggior peso e durata sono stati quelli relativi alla pavimentazione. Vedete in azzurro le superfici che sono state immediatamente prese per mano, laddove la violenza delle acque, perché l'acqua alta è entrata ma non è montata lentamente, se n'è andata velocemente, è montata anche velocemente e ha trascinato con sé tessere musive, degradato parte della pavimentazione, provocato rigonfiamenti di sottofondi di malta e così via. Quindi molte operazioni, anche qua con, se volete, delle sostanze semplici, carta senza colla, acqua distillata, molteplici impacchi, come vedete sulla navata sinistra, in questo caso un tratto della navata sinistra sottoposto a eliminazione di sali che continuamente cristallizzavano in superficie, e al bloccaggio, laddove era necessario, con delle stuccature delle parti scalzate, delle tessere o delle parti lapidee o marmoree scalzate, in maniera tale da impedirne ulteriori scalzamenti. E un intervento è stato fatto anche sul cosiddetto mare, questo grande rivestimento che sta al di sotto dell'incrocio tra il transetto e la navata, come tratto di pavimentazione, svuotato in parte già in precedenza, ma svuotato dal deflusso delle acque, dove sono state fatte operazioni di riempimento di vuoti sottostanti, è quasi entrata una tonnellata di prodotto consolidante, calce e polvere di marmo e di cotto, in maniera tale da ridare stabilità alla pavimentazione. E alcune lastre, come vedete, nel Nartece, laddove in una quota ben più bassa, i punti più bassi sono collocati all'attuale quota di 64 cm sul medio mare, quindi la parte bassa, l'intera parte bassa dei rivestimenti marmori è stata invasa, bagnata dall'acqua, e quasi immediatamente, in punti che evidentemente erano già compromessi, ma ci sono stati scostamenti, movimenti delle lastre marmoree che hanno obbligato immediatamente a fare delle operazioni di smontaggio, come potete vedere, un montaggio non facile, talvolta di rincollaggio e risistemazione dei frammenti delle lastre stesse, che hanno, lo ricordo, spessori esilissimi, quindi basta poco dal punto di vista anche del degrado provocato sostanzialmente dai sali, ma a cui si assomma anche la polluzione atmosferica e quindi la trasformazione del carbonato di calcio in solfato, possono portare, scusate, era una prova la precedente,
possono portare a cadute anche preoccupanti, dato che queste sono sostenute da martelletti metallici conformati a L, inseriti nello spessore delle lastre stesse, tra una lastra e l'altra, talvolta lateralmente ma più spesso verticalmente, e qualche millimetro di perdita del materiale può compromettere la stabilità delle lastre stesse. Alcune lastre, un intervento anche qua d'urgenza è stato fatto per la balaustra che separa l'accesso verso l'altare di San Pietro e verso la sacrestia, di questa balaustra rinascimentale che aveva perso tantissimo materiale nei giorni seguenti l'acqua alta e che siamo stati costretti a immergere in acqua dolce, in acqua desalinizzata, deionizzata. È un sistema molto semplice, per nulla invasivo, per cui all'interno di vasche in acciaio inossidabile, di cui è dotata la procuratoria, e con cambi settimanali dell'acqua, misurando col conducimetro, più sali ci sono e più il passaggio elettrico è notevole, e si desalinizzano sostanzialmente completamente, perché quando ci si avvicina ai valori che sono propri di conducibilità dell'acqua deionizzata, vuol dire che gli interi sali, non solo ovviamente il cloruro di sodio, che è il sale principale, sono stati eliminati, e quindi abbiamo rimosso la causa principale e qua la vediamo rimontata. E al di là di queste operazioni, che sono proseguite per circa un anno e mezzo, dopo la messa in funzione del cosiddetto minimose, cioè della prima sperimentazione della difesa fino a 85-87 centimetri delle invasioni d'acqua alta, e abbiamo cominciato anche ad affrontare alcuni interventi più impegnativi, e ne vediamo tre tra i tanti: quello relativo a questa pavimentazione tessulare che rappresenta una coppia di pavoni, ce ne sono quattro, due nella navata destra e due nella navata sinistra, questa è vicina alla porta che conduce al presbiterio, e il degrado che avevano subito era stato terribile. Come vedete dalle immagini sottostanti, c'erano stati scalzamenti, trasporti di tessere, rigonfiamenti delle malte compromesse di sottofondo, perdite qua e là di materiale che hanno obbligato in questo caso a, certamente sviluppando un progetto che è stato presentato alla soprintendenza, intervenire dapprima d'urgenza, come vedete, con delle garzature per bloccare la perdita di ulteriore materiale. Dopodiché l'intervento è stato fatto tenete presente che solo l'area centrale, l'area maggiore, ha una superficie levigata, e su questa abbiamo operato in maniera sperimentale, la prima volta che si faceva. Di solito l'asportazione delle sezioni viene fatta sulle linee di disegno sia della pavimentazione tessulare che delle altre, quelle che vedete fatte con tanti pezzetti di marmo, su brevi superfici, in maniera tale da poterle distaccare, vengono incartate, intelate, poi sollevate con delle lunghe spatole, rigirate, rimosse. Sulle parti rigirate vengono rimosse le malte compromesse e poi finalmente rimontate. In questo caso però abbiamo utilizzato non delle colle ad acqua, come per tradizione si utilizzava, ma delle colle, delle resine ovviamente rimovibili con solventi, perché tutte le sezioni sono state inserite, anche queste, in vasche di desalinizzazione, in maniera tale da eliminare, prima ancora di rimuovere le malte compromesse, di eliminare qualsiasi sale presente. La parte centrale, la più interessante, è tra le quattro rappresentazioni di pavoni, questa è l'unica che conserva la parte centrale, tutto il resto è stato rinnovato con interventi 800-900, mentre la parte centrale è ancora quella medievale. Non sappiamo datarlo con certezza, non ci sono studi in proposito che diano una datazione certa, ma ragionevolmente potrebbe essere stata fatta tra il XII e il XIII, forse all'inizio del XIV secolo. E la parte centrale, proprio per conservarla anche nelle malte di sottofondo, nei suoi sottofondi, sono malte di cotto macinato, è stata irrigidita preventivamente in maniera tale da poterla alzare rigidamente, come lo vedete, con un piccolo paranco collegato con un binario, lo vedete qua in alto, per essere trasportata nella vasca di desalinizzazione.
eccola durante le fasi di immersione, in maniera tale da eliminare completamente tutti i sali e conservare, però tentare di conservare anche le malte di sottofondo. Dopodiché, eliminati i sali, l'intera area è stata rigirata al peso di circa 250 quintali, tanto per darvi un'idea, non facili da maneggiare, da governare all'interno di questi spazi. E è stata preparata nel suo sottofondo, gli è stata spalmata la nuova malta di cocio pesto con della calce lungamente stagionata per evitare che l'irregolarità, una volta rimontata e riallettata, si formassero, rimanessero dei vuoti, quindi è stata impressa un leggero andamento convesso. Dopodiché è stata nuovamente rigirata, portata in posizione e rincalzata tutto attorno. Tutte le altre, come vedete, ce ne sono due. In questo caso la condizione della, quelle che vedete più chiare sono quelle rinnovate nel corso degli interventi novecenteschi, otto novecenteschi, tarda otto, ma si sono prolungate fino agli anni 90, 85-90 del Novecento, del secolo scorso, e vedete un tratto di intelatura, ancora con alcune tessere presenti, via via che è stato liberato dalle malte, e poi trasferite le tessere su delle riproduzioni fotografiche intelate, molto rigide, in questo caso con delle colle vegetali, in maniera tale da avere l'esatta posizione per poi riportarle e ricollocarle. Dopodiché, una volta completato, le varie sezioni sono state riempite di malta, rimesse in posizione, e naturalmente con la preventiva formazione di dime in legno incrociate in maniera tale da rispettare le ondulazioni, salvo quelle e i rigonfiamenti naturalmente provocati dalla presenza dell'acqua e dalla cristallizzazione salina, sono state riportate in posizione, rimontati e alla fine liberati, via via liberati. Questa è la condizione non dopo la quarta di una fotografia, anzi di un raddrizzamento fotografico in scala 1-1 che abbiamo dell'intera pavimentazione, come dal resto di tutte le altre pareti, mosaici e superfici interne della chiesa, e sotto vedete la condizione della chiusura dei lavori. Tutte le parti più chiare sono le parti che abbiamo mantenuto, oltre a dei vecchi restauri che sono rimasti anche nella parte centrale, quella antica, e li abbiamo mantenuti in questa maniera perché anche gli interventi di restauro vanno rispettati in quanto tali, talvolta non ben fatti, tuttavia sarebbe stato non accettabile rifare le parti anche se rinnovate 30, 20, 50 anni fa. Naturalmente l'intera area è stata leggermente scavata in maniera tale da pareggiarla. Su questo è stato steso un magrone di malta di calce e sabbia, su cui è stato formato un vassoio impermeabile con della resina epossidica e dei tessuti in fibra di vetro, in maniera tale da impedire che la risalita capillare che avviene l'umidità che è presente nei terreni sottostanti potesse di nuovo interessare e apportare sali solubili, in particolare il cloruro di sodio, ovviamente, che avrebbero in futuro scatenato anche velocemente nuove degradazioni. Un altro intervento, anche questo in parte di carattere sperimentale, è stato compiuto sulla tomba faliere, una tomba transenna, e a destra vedete il rilievo di precisione laser scanner che è stato implementato rispetto a quello che avevamo, una tomba con una serie di mosaici in parte perduti nella zona del semicatino soprastante, in parte ancora presenti, sono mosaici cinquecenteschi che ha subito gravissimi danni in conseguenza dell'invasione dell'acqua. La tomba, i mosaici partono a una quota di circa 1,30 m dal livello della pavimentazione del Nartece, quindi l'acqua ha quasi lambito la quota dei mosaici. La risalita dell'acqua ha provocato immediatamente dei danni, anche se erano presenti in precedenza. Vedete le condizioni
difficili anche da testimoniare perché bisogna infilarsi di sopra, è difficile fotografare, ma una condizione di mosaici che peraltro, ricordo, erano stati smontati, distaccati, restaurati a rovescio, reintegrati, rimontati per 4 volte e mezzo e 3/4 nel corso tra 1884 e 1970. Per 4 volte erano stati tolti e rimontati, purtroppo con l'utilizzo, a partire dal secondo rimontaggio, distacco e rimontaggio il primo novecentesco, il secondo in assoluto, per quello che ne sappiamo, con malte di cemento a base di Portland, anche la calce è un cementante, ma chiamiamolo cemento, e che nelle condizioni purtroppo veneziane, può produrre in lisciviazione, quindi in presenza d'acqua e col cloruro di sodio, dei sali particolarmente aggressivi che possono, che aggrediscono le pietre, i mosaici, i marmi e così via. La tenerdite e la ftitalite è il nome di questi sali che vengono prodotti in lasciviazione e non manca nell'acqua purtroppo in città e nemmeno il cloruro sodico. Anche in questo caso siamo stati costretti a staccarli, ma prima del distacco le lacune sono state colmate con una malta molto magra per ottenere una superficie integra, e su questa tutto il mosaico, comprese anche le lacune che si erano formate, è stato poi incartato, intelato. Vedete tutti i segni che servivano, che sono serviti poi per il rimontaggio, che stanno servendo per il montaggio, ma su questi è stato formato una controcalotta, dato che gli spessori che erano stati utilizzati negli ultimi rimontaggi di 7-8 cm di malte di sottofondo hanno consentito in questo caso di poter procedere non con la riapplicazione di mosaici sulle pareti murarie che hanno spessore fino a 1,80 m, quasi 2 m in quei punti, completamente pregne di sale e quindi che avrebbero comportato una di nuovo cadute e la necessità di distaccare nuovamente le superfici per poi ricollocarle dopo 20 o 30 anni al massimo, ma è stato deciso di rimontarle, di togliere tutti naturalmente le malte dell'allettamento e di rimontarle invece su una calotta in fibroresina che è stata ottenuta a partire da un calco delle superfici. Sono state usate dime molto rigide poi per riprodurre esattamente la conformazione. Vedete un tratto di questa controsagoma che è servita per formare la calotta, è stata separata in 5 parti, era impossibile estrarla ovviamente anche per la sua conformazione, e questa è stata portata in laboratorio, rimontata insieme. Su questo è stato applicato, sulla calotta è stato applicato uno spessore di poco meno di 3 cm, cioè quello che avrebbe dovuto e che ha occupato poi via via, che sta occupando le malte di allettamento e lo spessore dei mosaici. E su questa è stata riformata una calotta a vari strati, non sto ad elencarli, sempre in fibroresina, che poi a sua volta è stata separata in 5 parti, tagliata in 5 parti, per poterla trasportare, ma soprattutto per poterla infilare all'interno della tomba. Qua ne vedete 2, predisposta con una semina lapidea sulla superficie e una serie di scalette, diciamo, di aggancio delle malte, che normalmente vengono fatte in malta, ma che in questo caso sulla calotta non potevano essere fatte in malta, quindi sono state fatte sempre in fibroresina. Dopodiché le parti sono state innalzate, infilate via via all'interno delle superfici della tomba, ricollegate tra di loro, la vediamo montata, e su questa, dopo aver utilizzato anche in questo caso, aver impiegato, come vedete, quelle viti in acciaio inox, dato che i mosaici a partire dal 500, poi una tecnica è stata abbandonata, venivano armati nelle loro scalette, cioè nella malta di sottofondo, non nello strato di allettamento delle superfici delle tessere musive, con chiodi di rame, la testa larga, in maniera tale da garantire un contatto migliore e un aggrappaggio migliore con la superficie. In questo caso abbiamo utilizzato vici in acciaio inox che sono servite anche a dare quelle che erano gli spessori
dei sottofondi su cui poi collocare le varie sezioni, vedete uno in fase di ricollocamento, e siamo a questo punto, si stanno togliendo la parte inferiore con la rappresentazione della Vergine e del profeta Isaia, sono quasi completate, si sta completando la parte della calotta e penso che nel mese di marzo o aprile si concluderà questo intervento. L'ultimo di questi, mi soffermo appena, lo racconto molto brevemente, è stato dedicato ai due altari gemelli, sono tra le prime apparizioni rinascimentali del gusto e del linguaggio del Rinascimento a Venezia, del Rizzo, questo scultore architetto, che hanno subito, lo vediamo prima, sono fotografie degli anni, dei primi anni Ottanta, hanno subito dei gravissimi degradi per l'invasione dell'acqua, sia nel tratto inferiore, si tratta di manufatti completamente formati con marmo statuario di Carrara, nemmeno di buona qualità, venato, forniti dallo scultore stesso, dallo scultore architetto stesso, e purtroppo il marmo di Carrara, anche se dal punto di vista tessiturale è di composizione uguale al marmo al proconnesio, quello venato che riveste la maggior parte della basilica e forma gli elementi principali portanti, le colonne e così via, e si comporta in maniera molto diversa, è molto più sensibile e degrada molto più facilmente. Basta pensare alla facciata degli Scalzi, che oramai dalla fine dell'Ottocento richiede un intervento ogni 20-30 anni, anche quella realizzata in marmo statuario di Carrara. Purtroppo tutta la parte inferiore ha subito grosse perdite, è stata anch'essa velata d'urgenza, vedete le perdite gravissime che sono avvenute in pochissimi giorni, mentre le incartature continuavano a cadere a pezzi, e anche in questo caso la decisione, vediamo altri incartature dell'antependio, la parte frontale dell'altare, hanno consigliato di smontare completamente tutto l'apparato dei gradini inferiori, del tappeto a mosaico che sta sul terzo gradino davanti all'antependio, di smontare le due alette laterali e anche in questo caso di inserirle in acqua e desalinizzarle in vasche d'acqua con ricambi ciclici, per eliminare ogni sale, ma anche per consentirci di ridurre ed eliminare le malte, in qualche caso anche 1-2 centimetri della massa laterizia che stava all'interno dell'antependio, che reggeva la mensa dell'altare. Qua vediamo ancora degli impacchi d'urgenza, e vediamo la rimozione, in questo caso dell'antependio e dell'altare di San Giacomo, che è stato portato in vasca, desalinizzato come abbiamo visto prima, sono rimasti circa 3 mesi all'interno, prima l'uno poi l'altro e assieme a tutti gli altri all'interno delle vasche. Qua vedete la condizione della massa muraria, che ovviamente si era impregnata d'acqua, anche prima avevano grossa quantità di sali perché la risalita capillare continua ad arrivare dal terreno ed è stata isolata lateralmente. E nel caso dell'altare di San Paolo, cioè quello a sinistra guardando verso il presbiterio, è stata ridotta la malta di contatto con la mensa. Nel caso invece di San Giacomo sono stati ridotti solamente i fianchi, è stato asportato il materiale, alcun riempimento dei fianchi, in maniera tale che non ci fosse contatto e che il materiale non costituisse un ponte fisico che avrebbe consentito ancora di nuovo il passaggio dell'acqua salata trasportata per capillarità sui marmi di rivestimento e di composizione. E nel caso di San Giacomo invece il lento calo della massa muraria, che è studiato ma per il calcestruzzo armato e non è mai stato studiato per le masse murarie, ma che certamente è avvenuto nel corso dei secoli, ha portato a un distacco naturale di circa 0,5 centimetro, quindi non abbiamo operato nessun spianamento, nessuna riduzione, perché ormai il contatto con la mensa dell'altare era saltato, mancava completamente. Dopodiché tutti gli elementi sono stati rimontati utilizzando sempre la tecnica delle piombature, che non è non per amor di passatismo, ma perché la tecnica del piombo fuso è ancora quella più efficace e più sicura, oltretutto anche facilmente rimovibile. E all'interno di operazioni come queste, laddove
soprattutto a Venezia, certo non su questi, su queste dimensioni, ma laddove ci sono elementi portanti, il desassamento dei carichi su pilastri o colonne può portare a una inclinazione dei vari elementi, il capitello rispetto al fusto, ad esempio il fusto rispetto alla base, ridurre l'area di contatto fino a quando inevitabilmente il carico complessivo non vince la resistenza del materiale portando a rottura. Una malta rigida o anche una resina non si comportano come il piombo invece si schiaccia, viene espulso talvolta, ma questo garantisce, anche senza eliminare del tutto, un maggior tempo di contatto, una maggior area di contatto complessiva. E quindi sì, si utilizza ancora, non lo ripeto, perché è ancora il sistema migliore dal punto di vista, è più compatibile, più efficace dal punto di vista degli interventi. Dopodiché l'altare, gli elementi dell'altare fino alla mensa sono stati rimontati, il pavimento è stato scalzato anche questo, era in gravissime condizioni, è stato restaurato il rovescio, anche qua lo vediamo, un tratto di pavimento incollato, anche questo con una resina che si può sciogliere in solvente, con la liberazione via via delle malte compromesse e con il trasferimento progressivo su una fotografia in scala reale, una rovesciata, intelata, molto rigida, in maniera tale poi da riportarlo e rimontarlo in posizione, lo vediamo qua. Alla fine sono stati fatti anche dei banali, un banalissimo intervento di rimozione di una pattinatura realizzata una 20-25 anni fa, e portando gli altari a una condizione ottimale. Vi lascio con queste ultime immagini, questa splendida scultura, questa splendida immagine di San Paolo. Se qualcuno è, datemi la possibilità, incuriosito, di approfondire questi temi, li può trovare nell'ultimo quaderno uscito a dicembre, a fine dicembre, è il numero 15, la nuova serie del numero 15, e qua, se qualcuno vuole approfondire, proprio questi tre interventi assieme ad altre operazioni sono stati illustrati molto più diffusamente nel quaderno. Grazie.